Ciao a tutti, allora, come da titolo, meno male siamo passati, perché veramente ieri abbiamo fatto una partita, diciamo calcolando che era una partita così importante, veramente imbarazzante, perché meritava assolutamente il Francavilla di passare, nel senso sicuramente è stata la squadra che delle due chiaramente che ha lottato sia all'andata che al ritorno, se si va a vedere appunto. Se vanno a considerare sia la prima partita che la seconda partita, ovvero quella andata e di ritorno, va detto che veramente meritava la stragrande Francavilla. Vi dirò, dal punto di vista sportivo, tralasciando che chiaramente tifo Livorno e sono contento che anche immediatamente passiamo noi, mi è dispiaciuto per loro perché comunque sono una squadra che magari viene considerata meno, tra virgolette, soprattutto a livello di nome, no? A livello di storia, a livello di blasone, ma che in realtà secondo me aveva del potenziale, lo dico per poter lottare fino all'ultimo per andare in Serie B, ma sicuramente almeno per questa partita qua meritava loro, ma non tanto dal punto di vista qualitativo, perché credo grosso sì, che magari a livello appunto di qualità siamo superiori noi, non forse, però io mi riferisco soprattutto a livello di volo ed aggressività. Hanno fatto una partita, ora sembra che voglio parlare di loro, però ormai finisco il discorso. Hanno fatto veramente una partita, non dico sensazionale, perché alla fine purtroppo per loro non hanno trovato il gol, però una buonissima gara, cioè nel senso addirittura, come secondo me è giu stato giusto che sia, a fine partita noi tifosi abbiamo applaudito tra poco più loro che i nostri giocatori. Comunque, tralasciando questa cosa qui, tralasciando appunto il discorso riferito al titolo, parliamo della partita. Allora, Livorno che è entrato in campo, anzi ha giocato la partita per tutto, diciamo, per tutti i 90 minuti chiaramente, compresi anche quelli di recupero, principalmente con un approccio sbagliato, e lo si è visto già dai primi minuti. Un approccio sbagliato che io speravo poi con magari il proseguire della gara potesse cambiare, invece così non è stato. Ci siamo fatti subito schiacciare sin dall'inizio e l'unica cosa che ci è andata bene è appunto il fatto di non aver preso i gol, perché se prendevamo gol poi chiaramente non sai mai come vanno le cose, però se continuavamo a giocare così sicuramente non riuscivamo anzi molto molto probabilmente a rilasciare il risultato, in quel caso eventualmente a ripareggiare, diciamo, ritornare in vantaggio, tra virgolette, noi. Diciamo che ci sono state un po' di cose che secondo me hanno condizionato comunque la partita. In primis, secondo me, la formazione, la tattica scelta. Fra le cose che non capisco, tralasciando la formazione che, diciamo, abbiamo giocato principalmente comunque con un modulo piuttosto difensivo, perché se non sbaglio Livorno ha giocato. E se nel caso, se qualcuno vedrà il video e magari sa come sono andate le cose, se non sbaglio, comunque per il modulo che avevano adottato è stato il 3-5-3-2, ovvero tre difensori, a parte uno principalmente, comunque tre difensori abbastanza centrali, due terzini che in teoria dovrebbero un pochino spingere, ma che sono rimasti abbastanza difensivi piuttosto che offensivi. Tre centrocampisti che in teoria dovevano comunque avere un po' di regia del gioco, e a parte forse Valiani che è stato l'unico insieme a Mazzoni, che Mazzoni comunque è parentesi, mi è stato migliore in campo, poi se nel caso ne parleremo dopo, a parte Valiani che ha avuto forse qualcosa per gestire un po' il pallone, per il resto soprattutto Giandonato e anche Lucio, ma soprattutto Giandonato, diciamo, gli altri due centrocampisti non si è visti, e poi due attaccanti fra i quali uno era Calille, che più che, diciamo, un attaccante barra seconda punta sembrava giocasse veramente più esterno, perché si trovava spesso sulle fasce piuttosto che nel centro. Lo ripeto, non ho letto poi né prima né dopo qual è stato il modulo ufficiale adottato, però da come si sono schierati i giocatori a me pareva un 5-3-2, ma comunque si sono schierati e poi di conseguenza la partita è andata anche così, in modo molto difensivo. Infatti, come ho detto prima, siamo fatti parecchio schiacciare sin dall'inizio e anche alla fine quando loro sono rimasti in 10. Comunque, parlando come ho detto prima, magari dei singoli, sicuramente il nostro passaggio del turno è stato determinato da San Mazzoni, che questa partita chiamiamolo così, perché veramente ha preso, anzi ha fatto parate veramente importanti e parate che poi sono dimostrati efficaci, anche
forse troppo efficaci per il passaggio nel turno. E quindi io, come ho detto prima, direi che il premio, tra virgolette, migliore in campo va senza ombra di dubbio a lui. E poi non migliore in campo, ma sicuramente forse l'unico che ha preso un po' più della sufficienza, se devo dare comunque qualche votazione alla squadra, che più o meno si aggira su 5 e proprio volerli bene 6, quello che magari può aver preso top 6 e mezzo barra 7 può essere Vagliani, che è stato, ripeto, come ho detto prima, l'unico, tralasciando il portiere, che ha provato a fare qualcosa di concreto e che in determinate situazioni magari è stato anche abbastanza determinante, come principalmente secondo me nell'interrompere qualche azione dei nostri avversari. Comunque, detto questo, bene o male, il succo della partita è stato così. Diciamo che io mi aspettavo personalmente una prestazione diversa rispetto a quella dell'andata, che magari giustificai appunto, no, la prestazione, il fatto che si giocasse fuori casa, che era proprio l'andata, insomma, tutti quei fattori lì. Però poi, vedendo come sono andate le cose, appunto, mi aspettavo una partita diversa. Sembrerebbe che invece forse anche all'andata, magari loro c'erano anche, diciamo, tra virgolette, quel vantaggio, no? Delineato dal fatto di giocare appunto in casa, ovvero mi riferisco chiaramente al Francavilla. Anche questa partita qua, diciamo, l'ho fatti schiacciare, e forse, non so se è stato adottato quella cosa che avevo detto io, ovvero che magari Livorno all'andata ha cercato di difendersi di più, e poi, come mi aspettavo, invece non è successo, credevo appunto che magari nel ritorno potevamo comunque, diciamo, infliggere, tra virgolette, chiaramente sportivamente parlando, dei danni. Diciamo che invece Livorno ha fatto una partita simile sia all'andata che al ritorno. Io posso giustificare quella d'andata, ma non posso giustificare, secondo me non è da giustificare più che altro, quella del ritorno. Ieri abbiamo rischiato tantissimo. Sicuramente, se c'era un'altra squadra che a livello qualitativo, almeno per quanto ha fatto vedere nel proprio campionato, ma anche nel nostro, chiaramente, magari più aggressiva, più offensiva e magari più conclusiva in fase appunto di finalizzazione, sicuramente probabilmente io non ero qui a parlare, tra virgolette, non dico festeggiare, perché di per sé se abbiamo passato il turno, ma se mai dovesse succedere qualcosa di gioioso, come dire sempre, chiaramente questo lo si vedrà più là. Dicevo appunto, probabilmente se avessimo beccato un'altra squadra, piuttosto che, chiaramente con il dovuto rispetto, il Francavilla, probabilmente non ero qua a parlare comunque del, come farò poi a fine video, del chissà chi prenderemo nel prossimo turno, ecco, ma bensì, dicevo, questo è l'ultimo video dell'anno, ciao, ci si rivede forse il prossimo anno, per dire. Comunque, cose da dire, credo che non ce ne sono altre, stavo un po' pensando a eventuali cose. Ah sì, scusate, mi sono perso su una cosa che ci tenevo a dire, ovvero il discorso formazione, che mi sono fermato al modulo, ma mi sono dimenticato di parlare un po' della formazione. Ovvero che ci sono cose che non ho capito, ovvero il discorso di Khalil al posto di vantaggiato, si parte dall'attacco e poi si va a scendere. Ok, che vantaggiato a quanto pare, mi pare aver capito che ha avuto un problemino nel pre-partita, addirittura in queste settimane, insomma nei giorni precedenti alla partita, ma a quel punto preferisco giochi Murillo piuttosto che Khalil, perché io mi riferisco a quello che ha fatto vedere quando l'allenatore, diciamo che nel complesso Khalil, mi dispiace dirlo, ma se è così, non, almeno per quanto riguarda lo stile di gioco che ha Livorno, si ha uno stile di gioco, ogni volta ambia, a volte sembra ce l'abbia, a volte no, diciamo, non rientra appunto nello stile, quindi sicuramente avrei preferito la stragrande Murillo rispetto a Khalil, quindi non ho capito questa scelta. Scendendo, per quanto riguarda il centrocampo, credo che non ci sia da dire niente, perché bene o male erano titolari. E parlando della difesa, a parte il fatto che comunque, ok, dargli fiducia, ma fino a un certo punto, sempre questo Cornelli che ancora una volta si dimostra, diciamo, non dico inefficace, diciamo, anzi, una scelta inefficace da parte di Foscarini, perché io mi auguro veramente, come ho già detto nei precedenti video, che sia dovuto al fatto che, ne so, non, provo a giustificarlo così, il ritorno all'infortunio, deve trovare la forma, ma le vi pare, ma Guarnelli fa veramente più danni piuttosto che cose buone, e quindi a questo punto preferirei, non lo so, provare magari Benassi, anche se Benassi, con tutto il rispetto, anche lui non mi sembra quel grande, non mi sembra che sia stato quel grande acquisto per quanto riguarda il reparto difensivo, che è uno che almeno quest'anno, ripeto, ha fatto anche lui parecchi errori. Però a questo punto provare a cambiare, se proprio
bisogna farlo. E poi, anche se la partita ieri e un po' della partita precedente, diciamo, ultimamente non gioca così male, però non capisco il fatto di far giocare a destra Trinelli piuttosto che Galli, perché a quanto pare Galli c'è e non capisco questa scelta. Sicuramente Galli, a parte che secondo me qualitativamente è più forte di Toninelli, è anche uno che spinge di più e, ho bisogno di dirlo, e tecnicamente ha più piedi rispetto a Toninelli, addirittura a volte ha battuto punizioni, e se non sbaglio una volta, forse due, sicuramente una, magari, scusatemi questo, diciamo, questa poca lucidità su questo sto per dire, ha fatto anche gol appunto su punizioni, quindi non capisco questa scelta, a meno che non ci sia qualcosa che non so, perché ripeto, anche se faccio video commento magari qualcosa mi perdo, non so, eventuali infortuni, squalifiche o tant'altro, però mi sembra di vederlo in panchina, quindi per non da ieri ma da un po' di volte, quindi non capisco il perché di mettere sempre titolare Toninelli piuttosto che Galli. Per quanto riguarda altre cose da difesa, lo direi poco, perché comunque sì, ho visto Gasbar, ma credo che sia sempre, credo, almeno che non sia stato ricoverato e non abbia avuto rischia, credo che sia sempre una sorta di semi infortunato, almeno l'ho visto ieri, sinceramente non ho visto nemmeno le riserve, sinceramente, però l'ho visto poi a fine mini esultanza di quando finisce la partita e i giocatori vengono sotto la curva a fare quel movimento strano, no? Che sembra esultanza, le tartelline, che è vero non lo aprirò mai, parentesi. Ho visto Gasbarro, però ripeto, forse non lo fa giocare perché non è al pieno della forma o altri motivi, non lo so. Se poteva giocare, chiaramente l'avrei preferito a Franco. E basta, non c'è da dire altro. L'ultima cosa, poi veramente vi lascio. Un altro che comunque mi sta deludendo parecchio, da quanto è tornato dopo l'infortunio, è Lambrughi, che ancora una volta sembra essere tornato Lambrughi di qualche anno fa, quando, diciamo, non veniva visto come una pedina importante o più o meno i livelli della squadra, bensì un giocatore tranquillo, nel senso uno che se c'è bene, se non c'è pace. In realtà Lambrughi, come ha fatto vedere già dal precedente anno, se non quello anche prima, forse dal precedente, non me lo ricordo, se gioca come ha fatto vedere, ma nella maggior parte del tempo prima dell'infortunio, sarebbe anche lui fondamentale. Ultimamente mi sta abbastanza deludendo. Basta, ne ho altri. Ho cercato di seguire, poi veramente finisco il discorso, il consiglio di un utente che mi ha scritto nei commenti, ovvero quello di magari cercare di fare il video più breve, però io ci provo, ma ora non lo so di preciso quanto sta durando e quanto durerà questo video, però purtroppo resta da dire, a volte ce n'ho tante, a volte ammetto che sono ripetitivo, però purtroppo sono fatto così. Cercherò eventualmente, se lo preferite rispetto a cose crescimenti di 10-15 minuti, sempre che questi sono maturi, di mezzare le cose. Cerco di dire le cose che vengono in mente in maniera più completa, a volte magari no, però possibile. Insomma, detto questo, niente, il video, lo dico, lo sto girando comunque bel giorno dopo, ovvero oggi, giovedì, sono le 2 praticamente, sono le 14, quindi non so ancora chi sarà sorteggiato, chi sarà il nostro prossimo avversario. Comunque, sinceramente, se devo dare una sorta di speranza, nel senso si spera di trovare, chiaramente il video uscirà quando ormai le cose sono già fatte, però ve lo dico prima. Io, stando diciamo, a quello che hanno fatto vedere per quanto riguarda i playoff e come sono tuttora, spero di trovare fortemente il Parma. Perché il Parma, anche se nel loro campionato comunque ha fatto un discreto campionato, appunto, nel loro girone ha fatto un discreto campionato, momentaneamente mi sembra anche loro abbastanza bolliti un po' come noi. Perché noi comunque, detto papale papale, almeno ieri abbiamo fatto vedere che siamo bolliti. E di certo, se ci si presenta così nei prossimi incontri, possiamo anche dire addio, ma prima di giocarla, eventualmente la partita, a un eventuale sogno, perché momentaneamente sono altre squadre che, non tanto a livello di qualità, ma per la voglia che hanno, per l'aggressività, meritano sicuramente più di Livorno, ripeto, momentaneamente, di andare, se c'è una possibilità, in Serie B. Detto questo, niente, ci vediamo nel prossimo video e vedremo un po' chi avremo preso, eventualmente comunque lo scriverò qua sotto nei commenti, anzi nei commenti, scusate, nella descrizione, che è sopra i commenti, no, vabbè, quindi sotto al video. E niente, ci vedremo e speriamo veramente almeno di giocare, anche di risultato chiaramente, di giocare in maniera diversa, di tornare un Livorno, anzi di tornare il Livorno, anche seppur con giocatori diversi, perché alcuni importanti, vedi, fra quali Cellini, sono infortunati. Speriamo veramente di tornare per queste ultime partite dei playoff, e quindi già dalla prossima partita un Livorno che si è visto prima della maledetta pausa invernale, quello che ha battuto per la prima volta in questo campionato l'Alessandria. Ciao!
lì veramente non ci faceva paura nessuno. Vi ho detto questo, niente, speriamo bene, ci vediamo al prossimo video, ciao.